Ciao a tutti, gente, io sono Givgi e bentornati sul mio canale. Adesso andiamo a riprendere la storia con Dead Rising 4 e niente, continuiamo. Adesso lasciamo solo finire un attimo il costume, visto che sta quasi per finire. Intanto mi guardo intorno, non ci fosse mai un tesoro o qualcosa, no? Questa? Ah. Vedi, ecco, sta per finire. Così possiamo recuperare un altro. Subito un altro. Ti pareva? Beviamo e prendiamo la birra. Ok, anche se siamo in pieno inverno, la birra non è proprio l'ideale. E qua? Non ci fa aprire niente? No. Comunque abbiamo fatto un massacro con Cammy, quindi diciamo che rende bene. Eccola lì. Però riprendiamo Dante, mi piace veramente tanto. Fatemi sapere poi se avete preferenze per qualche personaggio. Comunque per adesso ne abbiamo ancora pochi, quindi... Ehi, ciao! Iniziamo, ehi, ciao! Cavolo! Lo sapevo! Facciamoci strada. Oh, di traverso l'ho fatto. Bellissimo. Frank, ho scoperto qualcosa che potrebbe interessare. Da Obscurus per aggirare il blocco dei sistemi di comunicazione. Sì, me ne sono accorto. Se non sbaglio, ha caricato una serie di rapporti. Ho trovato il primo. Ecco, ascoltalo anche tu. Ok, Vic 2, giorno 1. Willamette è perduta. Epidemia su larga scala. L'orda è ovunque. Migliaia, forse decine di migliaia di vittime. Questi stronzi paramilitari sono solo una tessera del mosaico, ma il piano fa capo al governo. E quando lo dimostrerò, quando smaschererò i veri artefici di tutto... Beh, forse dimostrerò persino al grande Frank che il vero giornalismo vale più di un corposo assegno. Risale da circa un mese fa. Merda! È decisamente avanti! Proverò a scoprire qualcosa di più. Nel frattempo, tu cerca di trovare altri terminali. Passo e chiudo. Vediamo un po' cosa c'è in bagno. C'è il macello. Vedo che se la passano piuttosto bene. Le porte non si aprono, va bene, dai, guardiamo qua in fondo. Oh, mamma mia. Sei stato mangiato nel cesso. Qui cosa ci fa fare? Nella versione originale, davanti agli specchi, ci permette di cambiarci d'abito in base a quelli che abbiamo già trovato. Ok, quindi possiamo proseguire. Ah no, borsa. Va bene. Guarda lì, una stella. Ciao, stellina. Nel culo. Oh, e basta. Altra stella. Borsa. No, borsa. Poveri noi. E che cavolo. Cerca. Si era momentaneamente piantato. Ok, non c'è nient'altro, proseguiamo. Ma siete matti a mettervi contro Dante? Esagerato per uno, però ci stava, dai. E allora? Guarda qua. Nuovo livello.
più salute, che fa sempre bene. E allora basta, eh. Soldi. Quello è onda. Va bene, guardiamoci un attimo qui intorno. Non vorrei mai lasciare... Oh, è questa? Ah no, sono cose che possiamo usare nella versione originale. Sì, sì, stai lì tu. Va bene, dobbiamo andare dove probabilmente stanno sparando. Allora, sti zombie. Io me ne vado qua dentro. Cosa c'è qua? Devo ricaricare! Adesso avete rotto. Finito il costume. Ammazzato. Ok. Cala decisamente. È il potere quando abbiamo lui. E allora. Giù. Mangiamo di nuovo, visto che ce n'è altra roba qua. Vedete, non è difficile sopravvivere. A meno che, vabbè, ai livelli più difficili è un po' più complicato, ma comunque ti danno sempre un casino di cose. Allora, noi dobbiamo proseguire di là. Magari evitiamo questo gruppo di zombie. Però voglio essere certo di non lasciare cose in giro. Cos'era? Ok. Stiamo lasciando niente? Sì, quelli che arrivano. Hai rotto la vetrata, Vandalo. La sparano. Lasciamoli pure in balia. Tanto se li mangiano gli zombie. Guarda, ma è pieno di testine. Ok. Dobbiamo proseguire di qua. E basta. No, ma dai, stiamo lasciando troppe cose in giro. Oh, qui c'è una stella però. O almeno così me la sento. Au. Fammi provare. Ok. Vediamo un attimo. Per chi è? Per Cammy. Vediamo un po' com'è. È un po' diverso o sarà sempre così? Devo fare qualcosa. Ah, possibile. Ah, ok. Dove sono? Ah, devo capirlo poi. Va bene, proseguiamo. Tanto si può tornare comunque in tutti i luoghi durante la partita. Guarda, lì c'era anche la macchinina da guidare. Va bene. Domando scusa, gentil signore, ma questo è il libero regno della possente regina Sandra. Se ne vada cortesemente a farsi fottere. Ma è matto. Allora, qui abbiamo questo. Però qua c'è una stella. Dov'è che c'è la segna? Guardala lì. Allora, prendiamo un po' di punti. Stellina, sei qua dietro? Dai, zitta.
Ok, è una stella in più. Vabbè, dai, vediamo. Aspetta, mangiamo. Recuperiamo e via. Allora, avete... Vabbè, andiamo. Merda, il mondo dovrebbe collassare più spesso. Aspetta, qua c'è anche un negozio. Andiamo a vedere prima, visto che siamo qui. Oh, altri posti. Quando scopriamo dei posti ci fa... Si dà dell'esperienza, comunque, via. Dove è caduto lui? Ah, da sopra. Già che c'è il passaggio sopra. Ok, va bene. Comunque si può tornare al supermercato qua poi. Cosa che faremo una volta usciti. Potremo andare un po' ovunque. Quindi per adesso limitiamoci a raccogliere quello che ci rimane sulla strada, giusto che così riusciamo a continuare a progredire. Va bene. Ah, salve. Non sapevo che l'associazione storica dei rincoglioniti fosse in città. Dai! Tieni giù le mani! Oh. Se la regina Sandra è incestuosa anche solo la metà di quanto sembra, è la donna dei miei sogni. Pagherai per questo! Oltre il danno le botte. Tua madre era una marmotta e tuo padre puzzava di deodorante spray. Ehi, aprite! Voglio dare una lezione a questo vecchiaccio. Patetici. Hai visto? Ehi, uovo di latta! Non sono io il cattivo! Chi è che mi ha tirato qualcosa addosso? Dove cavolo? Allora, è finito con queste frecce. Brutta testa di quarzo. Allora, mangiamo e rubiamogli lo snack. Ok, adesso andiamo nel mondo dei pazzi, quindi ci vestiamo a dovere. Vediamo chi possiamo scegliere. Cambiamo un po', non prendiamo sempre Dante, prendiamo allora questo è quello normale. Ok, Cammy, mi ero trovato bene con Cammy. Dai, prendiamo Cammy, anche se è inquietante vestirlo così. Un guanto! Che testa! Di quarzo anche lui. Opla, vedi che fanno male? Ok, dove sono gli scemi? Medievali? Ah, ok. Qui sotto abbiamo un bel po' di zombie, eh? Siete troppo vecchi per i travestimenti? Oh, oh. Hanno l'armatura, sono belli duri, eh? Aspetta un attimo, perché qua glielo devo fare. Come fai? Vediamo. E vai. La granata con i mucchi è una meraviglia. Oh, l'ha fatti i punti.
Dove sei? Sentite, io voglio soltanto passare. Avete proprio il cervello in pappa. Ma ti sembra? Maledetti! Assaggia il mio piombo! Che cavolo! Dovevo riuscire a vincere la sfida al primo colpo, così. E allora, da dove sei saltata fuori tu? Ah, forse da laggiù arrivano. Guarda che ho visto una stella. Adesso andiamo a recuperarla. Qua non c'è niente. Vabbè, roba da mangiare. Che recuperiamo. Dove sei? Eccola là. Ci sarà una maniera per arrivare là sopra. Aspetta un po'. Come si fa? Allora, intanto voi... vai con i punti. Poi... non riesco a capire. Ah, forse da lì sopra. Di lì... sì, sì, sì. Bisogna trovare il passaggio. Sembra... ecco, vedi che c'è tutta la ringhiera. Va bene, ricordiamocela. Non perdiamoci in battaglie assurde. Oh, qui ce n'è un altro. Possiamo poi recuperare. Va bene, iniziamo a finire di usare Cammy. Guarda la maschera di... oh, livello 9. Più salute, benissimo. No, non volevo. Ok. Ma da dove cazzo... ah, sei venuto fuori con l'esplosione tu, possibile? Allora, dobbiamo passare... saliamo sopra. Iniziamo a capirci qualcosa di più. No, non si passa di qua. Ma neanche. Niente. Vediamo, ci saranno altri pazzi da affrontare. Comunque la recupereremo quella stellina. Eccone qua una, per esempio. Tutto fa brodo. Vedi, bisogna esplorarli i negozi. Non c'è niente da fare, perché ci... ci danno proprio punti esperienza, tutto. Soldi. Ok, stiamo per finire la nostra tuta. Tuta, sì, il nostro costume. Dov'era? Sì, quello precedente. Sì. Ma diavolo! Adesso cambiamo. Ok. Proviamo con lui che fa le bombe. Che giocattolino! Armatura per armatura, loro sono vestiti e io mi vesto così. Anche quella. Opla, dove siete? Vediamo. Ah, ma sei duro, eh? Voi altri maniaci pensate di spaventarmi? Perché in effetti ci riuscite. Ah, tu sei... così! Dannazione! Ah,
fa male anche lei, eh? Ah. Cavolo. Merda. E allora? Non ho preso Dante per essere troppo OP. Te ne approfitti? Già, voilà. Non sarebbe una vera apocalisse senza una banda di scalmanati fuori di testa. È vero. Ok, mangiamo. Altro snack. Ok, no, vai piano, Frank. Dove siete? Guarda come vengono fuori i livelli. È una meraviglia. Vediamo da qua. No, oh, le colpisco male da qua. Va bene, visitiamoci ancora un po' questo posto. Mi sembra pieno di cose che possono essere utili. Cazzo. Allora, abbiamo quelli pazzi che vanno veramente veloce. Guardiamoci bene intorno, perché qua c'è troppo da esplorare. Ok. Ah no, qua c'eravamo già arrivati, cioè figurati. Parto subito da dove avevo iniziato. Vai. Ok, qua non ce n'è più. Per un attimo è andato via il suono dei passi. Andiamo qua sotto che non ci siamo andati. Oh. Questo? Chiuso. Non è che il boss ci ha dato qualcosa? Chi era? Questo? No. Questo neanche. Visitiamo per bene. Aspetta, allora, sopra abbiamo la stella da recuperare. Allora, facciamo un passo per volta. L'unico problema è il troppo rumore che fa con sto cavolo di passi. Comunque, ah, ma è possibile già salire di lì? No, qua non si passa. Mitra. Niente. Va bene, andiamo dentro. Allora, vedi, no, è da lì che... Ah, forse è da lì, che scemo. Dai, punta la scala, possibile? Vai su? No. Niente. Siamo alla fine. Va bene, allora abbiamo da esplorare il castello, che sembra abbastanza interessante. Però un attimo, voglio vedere, è possibile che non c'è una maniera per salire? Allora, qui, qui, no, eh? Che cavolo, guarda qua, qui è D'Artù, armatura, le asce, è bello e divertente anche la versione originale. Comunque ci sono tante tante armi diverse da usare, si prestano bene. Allora, niente, quindi facciamo il castello. Boh, non so che dire, non so come si prende.
Allora, di qua c'è un passaggio. Abbiamo le bombette acide con lui. Dai, sali sopra. Solo di lato, sali. Ok. No, mosche. Vabbè, dai. Bene, mettiamoci il costume e andiamo dentro. Dentro il castello, chissà cosa possiamo trovare. Proviamo Ryu, che l'abbiamo usato poco. Niente male. Anche se è forse quello che mi piace di meno finora, eh. Vabbè, fa questo che... Chi è che non vorrebbe farlo? Però sono gli zombie poi. Va bene. Tesori? Non ce n'è? C'è qualche pazzo fresco? No. Sono tutti... Ok. Diciamo che lui fa... Ah, niente, ci sono che... Speravo bene. Eppure sono sicuro che sto lasciando qualcosa. Solo che non me lo ricordo più se c'è qualcosa da fare. Poi qualcosina è leggermente diverso. Di qua è dove dobbiamo andare. Ah no, un attimo, c'è un'uscita. Niente. Va bene. Fammi vedere un po' bene qua dentro. Ah, qui abbiamo il tosaerba. Niente, lasciamolo lì. Non riesco a capire, ma come cavolo si prende quella... Boh, quella stella là. Va bene, dai. Forza, Ryu. Andiamo. Anche là c'è anche la chiave di quella porta. Boh. Arriviamo qui in fondo. Allora, lì è dove dobbiamo andare. Però aspettate un attimo, perché c'è anche, a parte il mangiare, c'è anche da prendere forse qualcosa qua. Oh, un negozio di chitarre. Cosa c'è? Niente. Stelline, stellette, no? Peccato. Boh, andiamocene. Tanto appunto, come dicevo, possiamo sempre tornare. Speriamo che non si ripopoli anche di pazzi. Ok, sì. Incredibile ma vero. Comunque, Vic pensa che l'epidemia sia iniziata vicino all'ingresso principale del centro commerciale. Devo andare a controllare. Allora, dobbiamo andare in punta. Oh, aspetta un po'. Ecco, un po' di macchina. Puoi volare! Una stella, no, no, quella non c'era. Fantastico! Natale di merda. No, mi sono buttato. Non volevo. Vai, vai, vai. Ok. Allora, un attimo, siete un po' troppi. Dobbiamo sfoltire le file. Succedendo qualcosa di grosso. Dov'è? Ah.
Allora. Eva! No, dovevo scherzare, certo. Guardalo! Bella questa! Ah, fantastico, ora dovrò cambiarmi. Dovremmo cambiarci davvero. Un attimo, allora, abbiamo lasciato qualcosa che stava... Intanto sali, va? Facciamolo con la macchina. Dov'è questo posto? Ah, guarda lì. Giusto, giusto quello che ci serviva. E adesso un po' di Dante. Ciao. Bravi, sparate gli zombie. Che cavolo. Si sono fatti esplodere da soli? Ecco, al riparo. E basta. Sei matto? Vai, vai. Dai, zombie, attaccalo. Va bene. Oh, questo è bello. Dovrebbe curare parecchio quello. Sei rimasto solo, eh? Ehi, ehi, ma che... Possiamo fare una pausa? Giusto una breve? Ecco. Guarda quante robe. Ce n'è da visitare, eh? Dovremmo dedicare una puntata solo a girare tutto, eh? Sai che ce ne va più di una. Aspetta, c'era un cassetto. Apri. No. Prendi. Ho sbagliato tasto. Colpa mia. Allora, di qua. Cos'era? Ok, cerca. Soldi. Niente? Bene. Allora, qua fuori c'è un bel macello che ci aspetta. Ah, ma erano i rinforzi? Merda, 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 merda. Sacco di merda. Bravo. Poi. Dov'è? Allora, un attimo. Rimettiamocelo, perché ho paura che... Ok. E adesso si rivà. Sei matto? C'è ancora qualche zombie, però no. Cavolo! Spara pesante lui, eh? Che cavolo sei? Va bene. Ciambella. Qui abbiamo il kit medico. Occupiamoci un po' di sto strus. Ah, la testa, la testa. Allora, che accidenti sta succedendo qui? Voglio vedere un po'. Non si può salire a vederlo, no? Va bene. Guardiamoci intorno.
c'è un'altra tenda. Non c'è niente. Dai, qualche stellina potevi cacarla, eh? E dentro ancora pieno di zombie. Va bene. Proseguiamo per la nostra strada. Vediamo dove ci porta la storia. Mi sa che ho ammazzato chi poteva darmi il codice d'accesso. Ah, ok. Fatto. È incredibile quanto sia utile questo filtro. Dici bene. Allora, guardiamoci un po' intorno. C'è niente, macete. Kit medico, ma adesso non ci serve. Proseguiamo. Santo cielo, che mattatoio. Ok, raggiunto il checkpoint. Vabbè, anzi ragazzi, fermiamoci qua, perché così l'indagine la facciamo la prossima volta. Quindi sono Gigi e passo e chiudo.